da Vercelli a Vercelli hai così ripreso per i capelli una partita che sembrava finita. Sì, siamo contenti perché comunque abbiamo mostrato una grande reazione. Dispiace perché volevamo i 3 punti, però questa è la strada, come dice sempre il mister, bisogna lavorare, l'unico modo è lavorare, lavorare, lavorare. Mi dici cos'è passato in mezzo da Vercelli al Bentegodi a Vercelli adesso per te? Perché si è detto forse troppo, non lo so, cosa ne pensi tu di quello che è stato detto? Ma è passata tante cose nella mia testa, però soprattutto la voglia di dimostrare il mio valore, e penso che oggi sono contento comunque anche perché sono tornato al gol dopo tanto tempo. Sei trovato al gol nel momento più importante della partita. Nel primo tempo c'è stata tanta fatica per arrivare verso la porta di Provede. Sì, giocare comunque Vercelli è sempre difficile, anche le altre squadre comunque faticano sempre, però l'hanno preparata bene e noi siamo stati bravi nel secondo tempo a uscire. Ti è arrivato solamente un pallone da giocare e quel pallone che è arrivato sei riuscito a metterlo dentro. Ti hanno aiutato pochi compagni. No, non è questo, è che abbiamo proprio avuto difficoltà in generale perché era una partita tosta, dura, però penso che nel secondo tempo li abbiamo schiacciati e è arrivata quella palla lì e per fortuna l'ho buttata dentro. C'è qualcosa, insomma, però che non va, io credo che voi ne siate coscienti, ogni settimana si dice che bisogna lavorare di più per cercare di raggiungere l'obiettivo, chiaramente i numeri in questo momento non sono incoraggianti per il Verona perché le altre stanno viaggiando ad alta velocità, il Verona un po' meno. Sì, è vero questo, però ditemelo voi cosa dobbiamo fare, perché noi più che allenarci tutti i giorni per l'obiettivo che sappiamo tutti, non possiamo fare di più. Ma come mai secondo te c'è stata questa involuzione? Ma questo non devo dirlo io, nel senso non lo sappiamo, però dobbiamo lavorare per dimostrare che tutto il nostro valore, perché abbiamo una squadra comunque forte e che alla fine dimostrerà il valore fino alla fine del campionato. Hai pensato di andare via dal Verona? No, non ho pensato di andare via. Il tuo mestiere lo fai, l'hai fatto anche oggi. Pecchia ci ha detto che movimenti come te non ce li ha nessuno in questa rosa. Diccelo tu, com'è meglio servirti? Con Sinigardi, come ad esempio nel secondo tempo vicino, a fianco un'altra punta? Ah, mi fa piacere che abbia detto questo il mister perché vuol dire che c'è tanta stima nei miei confronti, ma non so come servirmi. Io cerco di comunque di sfruttare ogni pallone giocabile, che sia a una punta, a 2 punte come abbiamo fatto nel finale. Quindi è arrivata quella palla lì e ho avuto, diciamo, un'intuizione e ho tagliato avanti il difensore e ho fatto gol. Oh, chiaramente non è a te da fare questa domanda perché il gol l'hai fatto, però come mai il Verona arriva sempre lì, ma poi ci sono tante occasioni e si segna meno di quanto si crea in realtà? Io non penso, come tutti dicono, che ci sia è una questione di cattiveria, perché la cattiveria ce l'abbiamo, perché siamo convinti dei nostri mezzi, siamo convinti di quello che facciamo. Purtroppo non abbiamo neanche noi una risposta, un po' di sfortuna come magari è successo lunedì, un po' tutto insieme, ecco qua che succede così. È il momento più difficile per il Verona adesso, guardando anche la classifica. È chiaro che il punto, insomma, aiuta un attimino a sorridere di più, però è forse il momento più complicato di tutta la stagione? Ma ne abbiamo vissuti diversi momenti complicati, quindi più che guardare a quello, secondo me dobbiamo vedere come rialzarci, è quello che abbiamo fatto oggi. C'è stato un po' un momento di tensione nello spogliatoio, comunque all'imbocco dello spogliatoio col presidente della Provercelli, cosa è successo? Non lo so, non ho visto, ero dietro, ma non mi interessano molto queste cose. Adesso bisogna fare 6 punti contro nelle due prossime partite perché bisogna ricominciare a correre, insomma, voi siete consapevoli di questa cosa. Siamo consapevoli e speriamo che sia così. Prima della fine di questo campionato, insomma, adesso che ha ripreso a segnare, ci aspettiamo tanti gol, magari quelli promozione, non lo so. Per me sarebbe bello, speriamo che questo accada. Hai detto che tu non hai mai pensato di andare via da Verona. Rifaccio la domanda che ho fatto prima. In realtà ti ha dato fastidio qualcosa che è stato detto, come ad esempio Ganza non vuole restare, Ganza vuole giocare, Ganza non è soddisfatto? Ma penso che per un ragazzo giovane giocare sia importantissimo, però grazie al mister, a Fusco, mi hanno dimostrato il mio valore che comunque puntava su di me, che era importante, quindi questo è stato il motivo per cui sono rimasto. Ce lo dici tu che avevi male al ginocchio prima della partita con l'Ascoli, perché a Pecchia non hanno creduto. Sì, è vero.